Buonasera, buonasera dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù. La nazionale ha lasciato l'ospedale da pochissimi minuti dopo essere arrivata qua intorno alle 17.45. Per la prima volta una squadra al completo e di più una nazionale è in visita al Bambino Gesù. È stata, come dicevi da studio, una giornata particolare e le immagini dicono più di molte parole. La delegazione è capitanata ovviamente dal presidente Gravina, da Roberto Mancini e da Gianluca Vialli, che è responsabile dei volontari di Euro 2020, è arrivata qua e subito si è concessa senza riserve ai bambini e ai ragazzi, quelli in lotta per la salute e anche per qualcosa di più. Si sono divisi in tanti gruppi, da 3-4 unità, in 8 gruppi di azzurri, per visitare più pazienti possibili, per andare da tutti, per andare in oltre 30 reparti. Bonucci ha giocato a carte con Giorginio, con dei bambini del reparto di emato-oncologia, e poi tutti insieme intorno alle 19 nella grande area giochi per giocare a bigliardino e scambiarsi dei doni. I doni veri li hanno fatti i ragazzi, perché hanno dato due pettorine firmate agli azzurri, due pettorine che serviranno sabato nel riscaldamento di Italia-Grecia agli azzurri prima della partita dello Stadio Olimpico, che è fissata per le 20.45. Qui dal Bambino Gesù è tutto, a voi. La musica dal vivo di Valentino Corvino, le proiezioni video, la cultura e la dissacrante ironia di Vittorio Sgarbi raccontano di un'affascinante escursione nella vita e nelle opere di Raffaello Sanzio. Raffaello dice più di qualunque spettacolo teatrale e di qualunque programma televisivo, e quindi vederlo, e vederlo a teatro e poi sentirlo parlare in televisione, serve a risalire ai luoghi dove uno può vederlo. A Roma, che è il luogo dove lui ha lavorato con maggiore impegno, nelle stanze vaticane ha un intero mondo. Nessun pettegolezzo, nessun episodio spiacevole, nessun elemento avventuroso, racconta Sgarbi. Raffaello, personaggio positivo e gentile, pittore senza sensualità né psicologia. La sua parabola evolutiva raggiunge subito la perfezione e resta costante. Racconterò la vita e l'opera di Raffaello, incitandovi ad andarlo a vedere, in attesa che una grande mostra della prossima primavera ci porti tutte le opere che sono nel mondo di Raffaello. Io le porterò per alcune sere al Teatro Olimpico a Roma e lì vedremo quello che lui è stato capace di fare vincendo il cinema e vincendo il teatro, perché la pittura è teatro, cinema, letteratura, storia, vita. È così che, dopo il successo ottenuto con Caravaggio, Michelangelo, Sgarbi torna a teatro per una lezione di storia che supera i confini, diventando accessibile a tutti e una scelta vincente. È tutto il